40 studenti delle scuole superiori del Piemonte per un giorno sono stati consiglieri regionali per la seduta di ragazzi in aula che simula il processo di formazione delle leggi. Vi voglio porgere sincero benvenuto del Consiglio regionale del Piemonte, a voi cari ragazzi che oggi siete consiglieri regionali e ovviamente anche agli insegnanti che vi accompagnano. Le 6 proposte di legge presentate e discusse dai ragazzi riguardavano il bullismo online, i trasporti per gli studenti pendolari, le microcentrali idroelettriche, gli stage formativi, gli studenti del settore aeronautico e le norme per regolare il gioco d'azzardo sul web. La proposta di legge del gruppo di Tommaso parlava del cyberbullismo, un problema che c'è effettivamente davanti a tutte le nostre scuole. Vediamo come è stata articolata questa proposta di legge. Sì, allora, la nostra proposta di legge consiste in una modifica del codice penale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione italiana e prevede le modifiche di alcuni articoli, tra cui il 594, ovvero ingiuria, 595, diffamazione e 612, minaccia. È prevista una pena aggravata per i reati commessi per vie telematiche o informatiche. Sara, è appena finita la seduta di ragazzi in aula. Che cosa ti è parso di questa esperienza un po' diversa da una giornata a scuola? È stata una giornata veramente emozionante. È stata una delle mie prime volte qua in Consiglio regionale e ho potuto riscontrare diversi pareri con diverse proposte di legge e quindi si può dire che il mio intento di promuovere l'incontro studenti-lavoro si è verificato anche in questa grande opportunità. Sì, direi che questa esperienza è un'esperienza sul campo, quindi di educazione civica, argomento che noi trattiamo a scuola a livello, diciamo, trasversale, ma sicuramente è per i ragazzi un'esperienza in prima persona di quello che vuol dire investire nelle istituzioni, anche a livello politico, e quindi penso che sia stata questa iniziativa una palestra di vita che sicuramente loro ricorderanno e magari per qualcuno, chissà, magari sarà anche una scelta vocazionale questo tipo di esperienza.